il giorno della memoria? E che senso ha un libro se non quello di ricordare e quindi sottrarre all'oblio le storie di coloro che sono stati travolti dalla Shoah? Ricordare è un atto di giustizia che si deve a quei morti, ormai l'unico atto di giustizia possibile. E la storia sulla quale adesso volevo fermarmi brevemente è la storia di un uomo che all'epoca nel nostro paese era un uomo popolare, un allenatore di calcio fra i più conosciuti. Si chiamava Arpad Weiss, ungherese di nascita, e aveva vinto uno scudetto con l'Inter e due con il Bologna. Quando praticamente all'improvviso, in conseguenza delle leggi razziali del 1938, lui, sua moglie e i loro due bambini piccoli vedono le proprie vite stravolte. Devono lasciare l'Italia e per un breve periodo riparano in Francia. Poi trovano una sistemazione in Olanda. Lì Arpad Weiss torna ad allenare una squadra di calcio, una squadra modesta ma che sotto la sua guida ottiene dei buoni risultati. Per un momento sembra profilarsi una nuova normalità. Ma il baratro è dietro l'angolo. Infatti, i nazisti nel maggio del 1940 invadono l'Olanda e la popolazione ebraica viene sottoposta a discriminazioni via via maggiori. Prima gli ebrei vengono censiti, poi i beni di proprietà confiscati e quindi sono costretti a portare una stella gialla sugli abiti per essere immediatamente riconosciuti. La famiglia Weiss viene trasferita nel campo di transito di Westerbork, lo stesso dal quale 2 anni dopo passerà anche Anne Frank. E da lì, nell'ottobre del 1942, i Weiss partono in treno in direzione Auschwitz. A quanto sembra, Arpad viene fatto scendere prima e costretto a separarsi dai suoi cari. Loro muoiono subito in una camera gas di Birkenau. Lui sopravviverà oltre un anno e morirà poi nel gennaio del 1944. Questa storia è oggetto di alcuni saggi e anche di un romanzo a fumetti, una graphic novel di Matteo Matteucci. Arpad Weiss è il littoriale, che è uno dei tanti libri che possiamo leggere per non dimenticare mai quell'abisso nel quale l'Europa è sprofondata tra gli anni 30 e 40 del Novecento.